Ciao fregoline e ciao fregolini. Allora, nuovo acquisto, nuovo shopping da un negozio che ho appena scoperto, che è vicino 10 minuti di macchina dove abito io, e l'ho appena scoperto. Per cui adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato da Action. Credo che si dice così, Action, qualcosa del genere. Non so come si dice il nome. Fatemi sapere se anche voi avete questo negozio vicino casa, perché l'ho scoperto da poco e diciamo che tutte le cose che ho comprato sono a poco prezzo e appunto tutte le cose che vendono costano pochissimo. Vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso poca roba perché alla fine non mi piaceva così tanto. I prezzi erano buoni, ma molte cose non mi piacevano. Per cui ho preso solo questo, che è il set praticamente per la cucina, set con il supporto che ci sono dentro, anche tutti gli aggeggi, diciamo, per gli spaghetti. Praticamente tutto. E allora ho preso questo, se non sbaglio 11 euro. Dopo vi dico i prezzi. Poi ho preso due pacchi di mollette, queste qua, perché quelle che ho mi si sono rotte, e ho preso due pacchi, queste qua di plastica, ovviamente mollettine. Poi ho preso il gioco per i gatti, questo qua che metti la pila e praticamente va, tanto poi ve lo farò vedere in un video. E adesso gliel'ho già dato subito perché volevo vedere se... Allora, il maschio sì ci gioca, ma la femmina diciamo che ha paura e va in giro per tutta la casa e correndo, cioè rotola in poche parole. Allora gli ho preso questo qua. Credo 2 euro, probabile. E poi ho preso, mi sembra, tre paia di calze. Allora, due sono fatte così, di lotto. Fatte così. Ci sono tre paia, grigie, rosa e nere. E invece altre tre paia, bianche, con sempre la scritta lotto. Però bianche fatte così diverse con tutti i colori. Mi mancavano le calze, avevo bisogno delle calze, alla fine l'ho presa. Poi ho preso anche queste, però queste non hanno 39,42, tre pacchi. Queste grigie invece cambiano solo il disegno, però grigie. Poi ho preso tre di questi che sono praticamente la citronella per ammazzare, per far allontanare le zanzare. E ho preso tre confezioni, cioè tre di queste che poi diventano così, come vedete nella figura. L'ho preso verde, arancione, infatti hanno un odore e poi durano anche tanto, perché una mia amica l'ha presa, l'ha provata e si è trovata bene. Infatti io ne ho prese tre, hanno un odore molto buono, uno diverso dall'altro, e non mi ricordo su quanto durano, ma tanto. Per cui ho preso tre pacchi di questi. Poi ho preso questi, i gessetti per la lavagna, perché io ho la lavagnetta in cucina e dato che un gessetto mi è quasi consumato, ho preso questi qua che costavano poco, e anche se ci sono quelli colorati, io li volevo bianchi, ma non c'erano solo bianchi. Allora alla fine ho preso questo pacchetto, anche se sono un po' spaccati, e basta. E poi niente, la borsetta, questa qua che vi ho fatto vedere, la borsetta questa qui. Adesso vi dico i prezzi e quanto ho speso. Allora, in totale 26,32 euro per queste cose. Non c'era niente che mi piaceva oltre a questi. E
A parte, vabbè, qualcosa di arredo che è carino. Solo che non volevo spendere tanto. Comunque, 26,32 ho speso. E allora, il set da cucina che vi ho fatto vedere, 11,95 euro. Poi il gioco per il gatto, cioè la pallina che va in giro, 2,99 euro. La citronella, quella rotonda che è praticamente per le zanzare, 1,89 euro l'uno. La borsa, 39 centesimi. Le mollette, 1,98 euro, due pacchi. Per cui calcolate che costavano 99 centesimi tutte e due. In totale 1,98 euro. Invece i calzini l'uno 2,95 euro. Ogni tre paia di calzini costava 2,95 euro. Per cui questi sono i prezzi. Io ve l'ho detti perché ovviamente c'era poca roba e allora così riesco a dirvi i prezzi subito. Quando c'è troppa roba è normale che faccio un po' di fatica. Comunque, fatemi sapere se anche voi ce l'avete questo negozio, dove vende un po' di tutto, e potrei ritornarci se devo fare qualche arredo per la casa, perché le cose belle, tipo l'arredo così per decorare la casa, erano carine. Non costava così tanto. Ah, però non vi ho detto i gessetti. I gessetti 39 centesimi. Per cui, sì, gessetti 39 centesimi. E la sacchetta, anche quella, credo 39. Comunque, boh, stavo andando in confusione. Niente. Qui c'è la bimba. E queste sono le cose che ho preso, ho comprato. Scusate per la postazione, ogni volta devo sempre cambiare postazione perché o perché la luce che non va bene o perché adesso è un po' nuvoloso, prima c'era il sole, ma appunto in salotto più o meno si vede bene le cose. Invece tutte le altre stanze si vede così così. E poi ancora non ho sistemato la mia postazione vera dove in teoria si farà in cameretta, non so quando. Però vabbè, piano piano riuscirò a sistemarmi. E niente, questo è stato il nuovo acquisto. E niente, detto questo, io vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video. E basta. Perché le calze ve le ho fatte vedere? Sì, anche perché non ce le avevo. E allora ho detto, è meglio che li compro. Sì, non costano neanche tanto, perché alla fine cioè, sono tre paia, per cui io ne ho presi tre. L'unica cosa che non c'era, dovevo stare attenta al mio numero perché non c'era proprio il mio numero. Qua invece c'è scritto 39,42. Io porto il 39 e per fortuna c'era il numero, però negli altri, che poi sembrano anche diversi, cioè sembra che questi sono più grandi a confronto di questi qua che sembrano più piccoli. Però io preferisco così basse, perché quelle alte sinceramente mi danno fastidio. Quelle alte semmai le uso per l'inverno. Invece in estate dipende. Se vado a lavorare con le scarpe chiuse, allora sì, me le metto, se no la maggior parte vado sempre con le scarpe aperte in giro, non uso mai scarpe chiuse, di più in inverno. Vabbè, comunque, qui abbiamo la bimba che è sdraiata sopra di me, e invece il maschietto è lì che gira pascolando per la casa e combinando guai come sempre. Anzi, no, lei è più tranquilla, lui invece è più attivo, diciamo. Hanno fatto tutto l'incontrario. Vabbè, detto questo, è meglio che chiudo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!